Buongiorno a tutti, grazie di aver partecipato numerosi, un ringraziamento al sindaco Muzzarelli col quale abbiamo avviato questo percorso di rite, di collaborazione insieme alcuni mesi fa e oggi siamo qua per presentare il nuovo progetto. Grazie al direttore generale del Policlinico Anini col quale collaboriamo da diversi anni in quanto la nostra associazione che è nata 33 anni fa ha sempre dialogato con le istituzioni per dare delle risposte migliori ai bambini dei quali noi ci siamo sempre occupati. Perché una nuova struttura? La Casa di Fausta compie 6 anni il prossimo marzo e devo dire che in questi quasi 6 anni abbiamo ospitato 300 bambini e le loro famiglie gratuitamente che vengono in parte dalla nostra provincia, dall'Appennino, dalla provincia di Reggio e anche da fuori regione e 15 sono arrivati da fuori Italia. La gratuità per noi è un aspetto importante perché stiamo parlando di accoglienza e abbiamo imparato con la Casa di Fausta che l'accoglienza è parte importante della terapia. Un bambino che può essere curato bene nei reparti del materno infantile nel momento in cui arriva alla Casa di Fausta sorride, anche se ha una patologia grave e la mamma può occuparsi del proprio bambino non in ospedale ma vicino all'ospedale. Le richieste sono aumentate in modo esponenziale e abbiamo pensato che era necessario pensare al futuro, perché a Modena nella sanità abbiamo delle eccellenze e queste eccellenze che sono rappresentate da vari professori, dal professor Di Benedetto e fai trapianti, dal professor Massimo Dominici e da tanti altri, hanno chiesto più volte di avere una possibilità d'accoglienza. Abbiamo incontrato qualche mese fa la signora Micaela Magera, con la quale senza mai parlare di prezzo di nulla, semplicemente abbiamo detto a lei che cosa volevamo fare e abbiamo trovato un accordo e la ringrazio di essere qua stamattina presente insieme a noi. Questa struttura sarà dedicata e intitolata a Mirella Freni, che credo che per tutti noi modenesi sappiamo quanto è stato importante per l'arte, per il canto nella città e non solo, perché stiamo parlando di una personalità a livello internazionale. Perché abbiamo pensato a una struttura di questo tipo? Perché non solo dobbiamo aumentare l'accoglienza, e il primo step che sarà fatto nel 2022 sarà la messa a disposizione di 6 stanze nella villa al secondo piano per l'accoglienza gratuita. Al piano terra dove siamo e alla parte esterna fino al primo piano la utilizzeremo con i nostri volontari per fare dei momenti di accoglienza per ospiti che possono portare dei contributi alla nostra attività associativa. Perché abbiamo pensato che non è sufficiente fare una struttura, ma bisogna mantenerla in efficienza ed efficacia. E questa è l'esperienza che ci viene dalla Casa di Fausta. E quindi potremo fare un sacco di attività all'interno della villa, della struttura, per l'autofinanziamento, che penso che anche questo sia un progetto abbastanza innovativo nel nostro mondo del volontariato. Avremo la possibilità negli anni a venire, se ci saranno le esigenze e se troveremo le risorse, ma ne sono certo, di poter aumentare l'accoglienza con altre 8-10 stanze nella palazzina o nella casa che c'è alle nostre spalle nel 2023, mentre avremo ancora una potenzialità nel 2024, se ci saranno risorse e esigenze di persone che vengono a curarsi a Modena, con la stalla e il fienile che abbiamo di fronte all'altra casa, alle nostre spalle. Quindi è un progetto fortemente innovativo che da soli non possiamo fare, lo dobbiamo fare insieme alle istituzioni e mi fa piacere oggi di avere qua il sindaco Muzzarelli che rappresenta non solo la città di Modena ma tutta la provincia e insieme al direttore generale. Abbiamo imparato che dialogando insieme, ognuno con il proprio ruolo, si possa essere efficaci per coloro che hanno i bisogni. Una famiglia che arriva a Modena per essere curata e per guarire
alla necessità di avere anche un'associazione che si occupa dell'accoglienza, che non possono fare le istituzioni, non può fare la direzione del policlinico, perché non compete a loro, compete alle associazioni tipo ASEOP, ed è il motivo per il quale in questi anni siamo cresciuti. Perché siamo arrivati a questo? Siamo arrivati a questo perché siamo anche molto rispettosi di tre signore che hanno lasciato nei mesi scorsi dei lasciti testamentari a favore di ASO per la casa di Fausta. E quindi vorrei ricordare queste signore che hanno dato l'input perché noi oggi possiamo essere qui per procedere in quella direzione. Perché ricordo quando abbiamo inaugurato la casa di Fausta, che un signore che ha visto su TRC la trasmissione dell'inaugurazione ha fatto testamento a favore di ASO per l'accoglienza. E quindi dobbiamo anche rispettare quelli che sono i lasciti testamentari e, se qualcuno vorrà, potrà sempre dare fiducia alla nostra associazione, perché noi li investiamo là nei bisogni delle persone. Io concludo e do la parola al signor Sindaco. Grazie. Grazie Elio Bagni, grazie a tutti i volontari di ASEOP. Naturalmente la mia presenza questa mattina è per sancire ancora la massima collaborazione tra l'amministrazione comunale e ASEOP. Lo dico perché dopo la casa di Fausta, che è stata una bellissima esperienza, che abbiamo vissuto in diretta già allora, un'altra casa piena di storia, un'altra casa per costruire una nuova storia e per creare, come è stato detto, accoglienza, vicinanza, per affiancare nel momento della malattia le condizioni di socialità e di umanità più alte. Lo dico perché nel momento del bisogno aver vicino la famiglia, aver vicino le persone care è fondamentale. E quindi credo che il bisogno di stare vicino agli ammalati e alle famiglie insieme sia un atto di solidarietà e di socialità fortissimo. E quindi ASEOP ha questa forza e soprattutto ha questo elemento che Elio ha evidenziato, che è il tema della gratuità. Cioè nel momento del bisogno sei già per aria, hai già mille problemi e quindi devi trasferirti, devi andare e quindi in quel momento devi trovare. Perché se trovi, allora trovi un po' più di equilibrio, trovi un po' più di speranza. Perché di questo si tratta, dare un po' più di speranza. E quindi noi, dopo l'esperienza positiva che è stata fatta al Policlinico con Casa di Fausta, abbiamo naturalmente lavorato insieme ad ASEOP per dare l'ok in questa struttura, soprattutto perché siamo vicini anche a Baggiovara. Baggiovara diventerà un polo sanitario ancora più importante perché si potenzierà ancora l'ospedale, ci sarà l'hospice, ci sarà l'osco e quindi insomma ci saranno altri elementi di strategia. Il secondo ringraziamento è legato alla qualità della ricerca del nostro sistema sanitario, della nostra università e credo che attraverso l'azienda ospedaliera universitaria e attraverso le programmazioni che abbiamo messo in campo, presto il reparto per i bimbi farfalla, presto altri investimenti, abbiamo ricordato il COM qualche settimana fa, abbiamo premiato un grande luminare nazionale attraverso Angela Serra, insomma abbiamo ragionato di futuro proprio perché abbiamo bisogno di fare questo, per questo motivo io ringrazio i tanti ricercatori, sono stati citati Dominici, Iughetti e altri che sono qui, io non li voglio citare tutti, ma insomma ringrazio tutti i rappresentanti della sanità che sono qui e quelli che naturalmente sono là, che stanno lavorando per noi, perché questo credo che sia la cosa più importante. Infine un abbraccio a Michela. Michela Maggera ha deciso una operazione di responsabilità sociale. Questo è un luogo straordinario, poteva ottenere tante cose di più, poteva godersi di più, ma con lo spirito modenese ha deciso di dare questa struttura a un prezzo molto equilibrato, lo devo dire, molto equilibrato,
quindi la ringrazio per questo sforzo sociale che lei ha fatto. Perché? Perché c'è un progetto di prospettiva. L'avete sentito, Erio? C'è un progetto per il primo tempo, 6 stanze, c'è un progetto per un secondo tempo, c'è un progetto per un terzo tempo. Perché? Perché dobbiamo guardare al futuro e Modena vuole guardare al futuro tenendo insieme la comunità. E quindi Villa Mirella Freni credo che sia un bel esempio per continuare una bella storia modenese di bel canto, ma soprattutto una bella storia di comunità. Quindi io ringrazio ASEOP per quello che sta facendo, noi saremo sempre vicini ad ASEOP per continuare questo cammino per creare una comunità aperta, inclusiva, una comunità vera, profonda, che sta vicino agli altri, che non vuole abbandonare nessuno. Insomma, mi sembra un messaggio di fine anno molto importante, abbiamo passati dal Natale, che è un momento di vita, e entriamo nel 2022 con ancora più speranza, quindi credo che sia un bel fine anno. E ringrazio naturalmente tutti i sostenitori esterni, vedo il rappresentante di Biper, vedo altri che stanno sostenendo questa causa, che è una causa nobile della nostra comunità. Quindi davvero grazie di cuore ad ASEOP e un buon 2022 a tutti. La parola al direttore generale Vagnini, Policlinico di Modena. Grazie davvero dell'invito e grazie per questa ennesima dimostrazione di forza del sistema modenese rispetto alla qualità che noi riusciamo a garantire ai nostri concittadini, non solo, perché in realtà il tema che stiamo affrontando stamattina è un tema che riguarda pazienti oncologici, pazienti trapiantati, pazienti che comunque hanno necessità di avere qualcuno dei loro familiari, amici, vicini, un sostegno che evidentemente possiamo garantire solo se viene messa a disposizione di queste persone un qualche cosa di più di quello che noi possiamo dare come strutture sanitarie pubbliche. Per cui davvero questo è un ringraziamento che io faccio a Erio, ma a tutta l'associazione, perché questo è un lavoro che ci qualifica tutti, ci qualifica proprio come cittadini, e mi fa molto piacere pensare che questa cosa vada verso il Centro Oncologico Modenese che abbiamo festeggiato per i 20 anni appena compiuti, ma vada verso anche quel settore importantissimo e su cui noi stiamo investendo tanto, che è il trapianto. Noi sui trapianti stiamo facendo un lavoro veramente straordinario. Siamo diventati uno dei centri trapianto più importanti d'Italia, e questo è dovuto alla qualità dei nostri professionisti e al desiderio che hanno comunque di spendersi sulla popolazione nazionale, perché questo è quello che stiamo operando a Modena, cittadini che vengono da tutte le parti d'Italia. Questo è un valore centrale e va di concerto con quello che diceva il sindaco, e cioè noi ci caratterizziamo, ci qualifichiamo proprio per la ricerca. Se non avessimo la ricerca che supporta la clinica, avremmo sicuramente buoni risultati, ma non cresceremmo come stiamo crescendo. Quindi è evidente che avere dei professionisti come Massimo Dominici, che è uno dei tanti, devo dire, ma insomma lui rappresenta una parte dello studio oncologico e della ricerca oncologica che stiamo facendo a Modena, che effettivamente ci sta dando grandissime soddisfazioni. Io ringrazio davvero di cuore la scelta che è stata fatta di mettere a disposizione questa cosa ai cittadini, a noi modenesi, a noi emiliano romagnoli, a noi italiani. Insomma, è un valore straordinario. Quello che invito tutti a considerare, visto che ne ho appena parlato prima con colleghi giornalisti, è che in questo pezzo specifico di vita che stiamo attraversando, la malattia infettiva sta creando delle problematiche che dobbiamo tenere presenti. E bene fa il sindaco a ricordare lo sforzo che stanno facendo gli operatori della sanità pubblica e anche quelli del privato accreditato
perché effettivamente noi da 2 anni stiamo facendo una cosa fuori da ogni logica, e purtroppo adesso le cose stanno di nuovo accelerando, per cui ricordiamo gli operatori e quello che stanno facendo, i tanti che io sto richiamando dalle ferie perché abbiamo bisogno di personale, e ricordiamo che c'è un sistema sanitario pubblico modenese che è una certezza per tutti noi ed è un'eccellenza nell'ambito dei servizi che noi garantiamo ai nostri cittadini. Grazie. Se ci sono domande, Elena avvicina il microfono a chi vuole intervenire e siamo a disposizione. Elena, sì, così ti vedo. Sono qua, se qualcuno... Fai un giro in mezzo alla gente. Posso fare al caldo. Sì. Buongiorno a tutti, intanto grazie. Grazie per il supporto di ASIOP alle tante attività di ricerca che si stanno facendo in laboratorio a Modena, e in queste 2 settimane credo che la cittadinanza modenese abbia visto quanto il volontariato, le associazioni siano importanti ed integrate all'interno della sanità, cosa non scontata, cosa non comune. Quindi un ringraziamento ad un associazionismo che vede in avanti, intercetta il fabbisogno dei pazienti, delle famiglie, lo anticipa e prova a dare soluzioni che sono abbastanza uniche, che danno un comfort che parte di cura e parte di un progetto di ricerca. Per cui solo, non è una domanda, ma è un ulteriore commento, un ringraziamento ovviamente al sindaco per essere qua, per la vicinanza di ASIOP a tutto quello che tutti i ricercatori dell'azienda, tutti i ricercatori di Unimore fanno in questa fase così difficile, senza perdere di vista quello che è l'obiettivo, cioè il paziente e tutto quello che ci sta attorno. Solo questo, ecco. Grazie ancora e buon anno a tutti. Grazie. Allora, se non ci sono domande, visto il freddo che comincia salendo dai piedi, abbiamo i nostri meravigliosi volontari, ai quali io vorrei fare un grande applauso. Che nonostante la mascherina, sentiamo il profumo del gnocco, che è un piatto tipico che ci accompagna in tantissime iniziative che grazie ai nostri meravigliosi volontari facciamo in tutto il periodo dell'anno. E qua sarà una di quelle grandi opportunità. Quindi oggi andiamo a verificare se ciò che vi ho detto ha un senso oppure no. Prego, grazie a voi. Grazie, buon anno.